Muore travolto sugli spalti delle mura, vittima un turista olandese di 48 anni, investito da un furgoncino in manovra nei pressi di Porta Santa Maria. Una notte da Medioevo ad Altopascio è andata in scena Matildis, nelle piazze del paese spettacoli, musica e giochi. Lo sport, Bacci vince il Cecchini, il tennista di Torre del Lago si è aggiudicato la 40ª edizione del torneo superando in finale il fiorentino Galli. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi, in apertura l'abbiamo già detto la cronaca con un incidente che si è verificato sugli spalti delle mura e che è costato la vita a un turista olandese di 48 anni, ci dice com'è andata Luigi Casentini. Un turista olandese di 48 anni è morto per i traumi riportati in un incidente avvenuto a Lucca nel tardo pomeriggio di sabato. Secondo quanto ricostruito da vigili urbani, l'uomo è stato schiacciato da un furgoncino in manovra nella zona sotto le mura urbane di fronte a Porta Santa Maria. A quanto pare il turista era seduto o sdraiato sugli spalti e la donna alla guida del mezzo in manovra non si sarebbe resa conto della sua presenza. Subito soccorso da un'ambulanza, l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Lucca in gravissime condizioni per lo schiacciamento del torace. Per questo ne è stato disposto il trasporto in elicottero al nosocomio pisano di Cisanello, dove purtroppo ogni tentativo per salvarlo è risultato vano. Cambiamo argomento. Pochi giorni fa la morte di una bambina dopo un incidente in piscina in Versilia, ma questa estate c'era stato già un altro dramma, un bambino annegato in una piscina del parco di Mirabilandia. Silvia Toniolo ha intervistato su questi delicati temi Pasquale Sgro, esperto di sicurezza e scrittore. Manca una cultura della sicurezza che oggi è ancora connessa solo al mondo del lavoro. Si deve iniziare da bambini perché certi drammi non accadano più. A dirlo è l'esperto di sicurezza e scrittore Pasquale Sgro, all'indomani di una serie di drammatici episodi, da quello di Mirabilandia che ha visto vittima un bambino di 4 anni a quello più recente di Marina di Pietrasanta che in questi giorni piange la morte di Sofia dopo un terribile incidente in piscina. Fatti che secondo Sgro devono scuotere in primo luogo il mondo degli adulti. La sicurezza, spiega, deve essere messa in pratica ogni giorno e diventare uno stile di vita. Oggi invece è un concetto che ancora diamo per scontato. L'educazione la devono ricevere dagli adulti. Cioè, secondo me deve finire con questa strage di bambini per incidenti dovuti a una scarsa attenzione alla sicurezza. Tanto se cammino per strada e mi casca un meteorite, vabbè, ci posso fare nulla, mi è cascato un meteorite. Quando succedono questi eventi una responsabilità c'è e va individuata. Poi da che parte sta, questo ci penserà la magistratura, però è chiaro che le cose non succedono per un evento straordinario, un evento eccezionale. Certo, in piscina cosa succede? È un momento di svago, quindi i bambini per esempio si spingono, fanno le gare a chi sta più sott'acqua, si divincolano dai genitori e tutto questo invece vanno tenute sotto controllo, perché l'ambiente, che è un ambiente sì di divertimento, ma è un ambiente particolarmente pericoloso. Di queste tematiche parla La sicurezza spiegata ai bambini, l'ultimo libro di Sgro, già ideatore del personaggio Ispettore Felicino, che uscirà a dicembre. Spiega ai bambini come non farsi male. Cioè, noi abbiamo un concetto di sicurezza a volte che è parziale, perché pensiamo che la sicurezza sia necessario farla esclusivamente negli ambienti di lavoro. Non è così. La sicurezza, che vuol dire vivere con tranquillità, con serenità, diciamo, va sviluppata, va realizzata, va creata in tutti gli ambienti di lavoro, nella scuola, a casa, nei momenti di svago, di gioco, camminando per la città. Quindi l'ispettore Felicino, che è il protagonista di questo nuovo libro, portando con sé dei bambini, spiega quello che non dovrebbero fare. Adesso ci spostiamo ad Altopascio per vedere le immagini della manifestazione dedicata al Medioevo che è andata in scena sabato sera. Una notte da Medioevo per grandi e piccini. Matildis, questo è il nome della manifestazione in onore di Matilde di Toscana, è andata in scena sabato sera nelle piazze di Altopascio
con tutta l'iconografia del periodo medievale, le sue oscurità ma anche il suo fascino. Ad aprire la festa sono stati gli sbandieratori e musici medievali con un'apprezzatissima esibizione. Grande successo hanno riscosso anche i giochi di fuoco, che hanno impressionato il pubblico accorso nella città del Tau. Ma c'è stato spazio anche per tanti artisti di strada che hanno rievocato i riti stregoneschi dell'epoca. E ci sono state anche dimostrazioni di accampamenti medievali e di duelli di spade. A metà serata è poi partito il corteo storico, che ha visto la partecipazione del gruppo Casteldurante, degli alfieri e musici della Valmarina, degli arcieri di Sacco, dei balestrieri di Porta San Marco, dei Vessilli Pisani e della Fratellanza del Lupo Grigio. La festa era organizzata da Antitesi Teatro Circo ed era inserita nel programma del Luglio Altopascese, promosso dall'amministrazione comunale. La musica adesso con il Summer Festival in Piazza Napoleone. Al Summer Festival è stata la serata del supergruppo inglese The Good, The Bad e The Queen. Sul palco di Piazza Napoleone c'era buona parte della storia della musica britannica degli ultimi decenni. Damon Albarn, voce dei Blur e dei Gorillaz, Paul Simonon, ex bassista dei leggendari Clash, la ex chitarra dei Verve, Simon Tong, e Tony Allen, batterista per Fela Kuti. La band ha presentato in particolare i brani del secondo lavoro, Maryland, che descrive in chiave cinica ed ironica la situazione del Regno Unito nel dopo Brexit. Testi impegnati e sonorità capaci di spaziare dal rock al pop fino al punk, con venature a tratti malinconiche ed ipnotiche, come nel caso del brano che dà il titolo all'album e che ha aperto il concerto. Albarn, al Summer anche l'anno scorso con i Gorillaz, si è detto felice di essere tornato a Lucca, unica data italiana del tour. Very nice to see you all. Lovely to be back in Lucca, in this beautiful square, beautiful town. Per i 2000 spettatori arrivati da tutta Italia, una serata davvero da ricordare, con atmosfere che sono arrivate a rievocare il progressive rock. Prossimo concerto del Summer il 26 luglio con il rapper romano Jamie Tights. Chiudiamo con una notizia ancora di musica. Lunedì sera alle 21.30 nella chiesa di San Michele a Lucca in programma il concerto orchestrale del Festival Virtuoso e Bel Canto. Il maestro Jan Bioringer dirigerà l'orchestra da camera del Festival su musiche di Handel, Elgar e Barber. È tutto per la prima parte della TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.